Cosa divide David Beckham dal gruppo heavy metal Van Halen? Primo, David Beckham. David Robert Joseph Beckham è il cacciatore britannico più famoso della sua generazione. A conferma della sua incredibile fama, David Beckham è stato il personaggio sportivo più cliccato nel 2003 e nel 2004 sul motore di ricerca Google. Secondo, Google. Google è il motore di ricerca internet più utilizzato nella storia del web. Lo staff di Google si è divertito negli anni ad inserire nelle pagine del sito svariati pesci d'aprile e a nascondere buffi scherzi tra le opzioni di ricerca. Tra queste fu inserita la possibilità di cercare informazione anche in klingoniano, la lingua parlata dai Klingon. Terzo, Klingon. I Klingon sono una razza di alieni belligeranti molto popolari tra i fan del serial di fantascienza Star Trek. Di aspetto più o meno mostruoso e combattivo, sono da sempre i principali antagonisti della popolare serie TV. Il suo creatore è il leggendario Gene Roddenberry. Quarto, Gene Roddenberry. Gene Roddenberry è morto il 24 ottobre del 1991 a Santa Monica, California. Dopo la sua morte, una capsula delle dimensioni di un rossetto contenente alcune delle sue ceneri è stata lanciata in orbita con un razzo e dopo 5 anni è bruciata consumandosi al contatto con l'atmosfera terrestre. Quinto, atmosfera terrestre. La parola atmosfera, dal greco vapore e sfera, indica l'involucro gassoso che avvolge un pianeta o in generale un corpo celeste. L'esosfera, composta principalmente da idrogeno ed elio, è la parte più esterna dell'atmosfera terrestre, delimitata dalle fasce di Van Allen. Sesto, Van Allen. I Van Halen, in origine Mammoths, sono un famoso gruppo Arden Heavy Metal originario di Pasadena, che prende il nome dal chitarrista Eddie Van Halen e suo fratello, il batterista Alex Van Halen. Il loro brano Eruption si è classificato secondo nella lista dei 100 migliori assoli di chitarra di tutti i tempi.